Nel 1981 Bruno Lonati rivela al giornalista Roberto Gervaso di essere stato lui l'uccisore di Benito Mussolini, insieme ad un agente inglese, dei servizi inglesi, che invece uccide Claretta Petacci, Agiolino di Mezzegra, non lontano da Casa de Maria, la fattoria dove erano stati tenuti, ospitati Mussolini e Claretta. Dopo la stretta di mano dell'ottobre 2010, gli incontri di Giorgio Milani con Bruno Lonati, il partigiano Giacomo, si fanno molto frequenti e in pratica diventano amici. Ed è così che nell'aprile del 2013 decidono di realizzare una nuova intervista e questa volta con due macchine da presa. Ed emerge anche un dettaglio estremamente significativo, diciamo quasi strategico, e la cui importanza vi rivelerò al termine della visione del filmato. Come e dove ha conosciuto il capitano John? Capitano John l'ho conosciuto in una delle riunioni settimanali In che paese, che cittadina era? a Milano, comando al raggruppamento Brigate Garibaldi Milano e provincia. John mi è stato presentato, parlava bene l'italiano, mi è piaciuto subito, insomma, per il modo cordiale ma non esagerato che conferiva ai suoi discorsi, alle sue domande. Da notare poi che a distanza di qualche settimana, da quando ci siamo incontrati, mi ha chiesto dove dormivo, dove alloggiavo e compagnia bella, e mi ha chiesto anche se c'era possibilità, perché sì, lui viaggiava molto, andava molto a Como, e io lì, quel giorno lì, alla sera, con la titolare di questo appartamento presso il quale dormivo e parlai, e mi ha detto che c'era la possibilità, c'era insomma una camera che poteva affittare. Avevo detto che ne avrei parlato la sera a John, ci siamo messi d'accordo per incontrarci il giorno dopo. Il giorno dopo ci siamo incontrati e ho detto: guarda che la signora ti può alloggiare. Alla sera venne lì e si mise d'accordo, per cui non è che lui tutte le sere dormiva in quelle camere che era affittato, assolutamente no, ma poi comunque lui poi oltretutto mi disse che si trova soddisfatto perché come servizio è ineccepibile, era tutto a posto. Può darsi che quel capitano John, il suo vero nome, fosse Maccarrone? Sì, me lo disse lui. Ha voluto incontrare il comando arruolamento Brigate Garibaldi Milano Provincia perché era la brigata che compiva le maggiori azioni di guerra. Per cui lui poi aveva riferito a Londra questa situazione che si era procurato e che gli aveva confermato che incontrare le Brigate Garibaldi Milano Provincia era indubbiamente un fatto molto importante. Lui è venuto lì perché lui era già in contatto con Lamperti, che era un Comandante forse, comandante, no, un comandante, faceva parte del comando raggruppamento. Ah, ecco. Ecco, non è che avesse una brigata, un distaccamento, no, lui faceva parte del comando raggruppamento Brigate Garibaldi e l'ha portato lì perché riteneva che sicuramente, conoscendoci, quando sarebbe arrivato la liberazione, poteva essersi importato. In effetti non è stato così perché dopo la liberazione John se n'è andato. Che cosa gli ha proposto di fare? Chi? John, il capitano John. A me nei primi giorni non mi ha proposto niente, no. Ha voluto sapere delle azioni che ho fatto, che ho condotto io, ma non è che lui mi ha detto devi fare questo e quest'altro, non mi ha suggerito qualcosa, perché si è reso conto che le azioni che facevamo noi
erano in rapporto alla situazione oggettiva in cui ci muovevamo. E quando è stato che gli ha proposto di andare a prendere? Dopo la liberazione, è stato il giorno prima. Ci siamo incontrati alla sera lì in pensione, chiamo pensione. Pensione. E cosa gli ha detto? Cosa mi ha detto? Mi ha detto, guarda, ci andate a andare a fare un'azione. Non mi ha detto subito di che cosa si trattava, un'azione però molto importante, molto determinante, dove si doveva andare, me lo disse solo quando siamo partiti. Gli ha detto di cercare un mezzo, cercare un qualcun altro? No, perché nell'eventualità che si fosse trovato un mezzo, sicuramente lui l'avrebbe trovato, perché aveva questo specie di magazzino. Cioè, dico il mezzo di trasporto. Dove aveva delle vetture, aveva un po' di armi, vetture, addirittura anche alimenti, alimenti ma non soldi, alimenti nel senso per dare da mangiare alla gente. Gli ha detto anche di trovare qualcun altro che venisse con voi. Si ricorda i nomi del qualcun altro? Non dobbiamo andare solo noi due. È bene che tempo rimane poco e tu pensi ad altri due o tre partigiani. I nomi se li ricorda? I nomi se li ricorda? Il nome dei partigiani? Bruno, Gino, eccetera. E con che macchina è che siete partiti? Una Fiat. 1100 eccetera. Siete partiti verso che ora? Quasi nel tardo pomeriggio, non tardo insomma, verso le 5, le 6. Dove vi siete fermati a dormire quella sera? A Brunate. A Brunate, sopra Como. Sì. E è successo qualcosa quella notte? No, assolutamente no. Non avete incontrato anche qualcuno? Sì, è venuto il comando arruolamento Brigate Garibaldi di Como provincia. Non è che sapessero la missione che dovevamo fare, sapevano che eravamo in missione. Questo è il fatto per cui venne lì questo comandante e venne anche al mattino a dirci oltretutto che durante il viaggio avremmo incontrato l'Alpino aveva organizzato bene tutto John. John faceva spesso viaggi lì a Como e poi in Svizzera. Ed è stato quella sera lì che vi hanno detto cosa dovevate fare? No. Per la verità, il John aveva accennato qualcosa prima, quando è arrivato lì al comando dell'aggruppamento lì a Milano, si è messo lì a contatto, non aveva parlato di Mussolini, solo che ha detto che c'era da eliminare gerarchi fascisti di un certo rilievo, eccetera, eccetera. Ma e poi dopo, naturalmente, nella misura che andavamo verso Como e poi anche al mattino dopo da Como in avanti, insomma, ci ha detto tutto, spiattellato tutto. Che sensazione ha avuto? Beh, sono rimasto sorpreso, certamente, ma comunque non al punto tale di rivedere, di dire che non ci stavo, compagnia bella. Assolutamente no, perché bisogna considerare il modo in cui operavamo a Milano, i partigiani operavano a Milano, i primi mesi del 45. Non era un qualcosa che ci turbava profondamente, è tale da rinunciare a quella missione. Ad Argenio cos'è successo? Uno dei tre partigiani che è rimasto lì sul terreno. Lino, se non sbaglio. Sì. Ci siamo sparati a vicenda, c'era gli pseudo partigiani che ci sparavano e noi speravamo a loro.
Ho capito. Va bene. La macchina era in mezzo e, dato che non era una macchina blindata, ha fatto la fine del partigiano lì. È stato sforacchiato. E ci hanno scambiate per dei fascisti in fuga e lì è cominciato a spararsi. Ecco, questo è un fatto che non piacevole, perché oltretutto abbiamo lasciato lì un morto. Per cui noi siamo arrivati là alla casa dove c'erano Mussolini e la Petacci, con due soli, sì, con due soli partigiani. Chi è che si mise alla guida della macchina? Gino era un partigiano di Monzo. Ah, Gino è stato allora, sì, che era la guida della macchina? Sì, 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 sì. La macchina era si... un ottimo... La macchina era una macchina che avevamo lì, avevamo diverse macchine. Quello è il viaggio per andare. Voi durante questo viaggio, vi aveva detto il capitano John, che avreste dovuto incontrare qualcuno per la strada. Sì. Che vi avrebbe detto dove, sì, si trovava. Era che lui era in contatto col Comitato di Liberazione Nazionale di Como, e da lì che lui ricavava quello che mi ha detto, insomma, che avremmo incontrato qualcuno, l'alpino. Che vi avrebbe detto dove si trovava prigioniero nella casa, sì, Benito, sì, Mussolini. Appena arrivati alla casa, in che modo disarmaste i partigiani di guardia? Abbiamo parlato, abbiamo detto che eravamo all'inizio, eccetera, eccetera, e poi... con la scusa della sigaretta gli abbiamo puntato le armi e abbiamo... E quanti erano? Tre. Quando saliste in camera, cosa stava facendo in quel momento Mussolini e la Petacci? Niente, era lì seduto sulle sponde del letto. Erano vestiti o ancora... Sì, no, erano già vestiti. Anche perché... avevano sentito dalle finestre che c'era movimento, le voci, eccetera. L'ora, se la ricorda più o meno, l'ora che siete arrivati? Sì, erano le 10 rotti, quasi 10:30, insomma. Chi è salito per primo in camera da Mussolini? Ah, io. Cosa stavano facendo in quel momento Mussolini e la Petacci? Erano seduti sul letto e stavano parlando. Durante, lei ha raccontato nel libro, anche nei filmati, in alcune cose che si vedono, il capitano John cercava dei documenti, delle carte. Che documenti erano? Che carte documenti, erano? Documenti, sì. Il carteggio, corrispondenza Mussolini-Churchill. La corrispondenza. E infatti, come è arrivato là in casa di Maria, la prima domanda che ha fatto, vedere le borse, eccetera, è dove sono i documenti. E lì la risposta dell'inglese è stata chiara: i documenti c'erano, li avevamo, però ce li hanno preso i partigiani di Dongo. Cioè, come non ho capito la risposta dell'inglese, no, la risposta di Mussolini all'inglese. Sì, sì. Ah, ecco, sì. Lei ritiene che immaginassero che cosa gli sarebbe successo di lì a poco? Credo che la Petacci riuscisse a persuadere Mussolini. Aveva una certa forza dal modo in cui parlava, eccetera. Mussolini era un tantino succube, per cui che sarebbe successo? Noi lo sapevamo perché eravamo arrivati lì per quello. Ma loro lo immaginavano? Lui non mi ha dato questa impressione, però lei sì. E lì nel mio libro io ho detto una bugia: Mussolini sarebbe stato eliminato, perché se non lo facciamo noi, l'avrebbero fatto gli altri. Questo come, dove, però non, era convinto che fosse anche lei, e invece qualche minuto sono riuscito a persuaderla che lei non sarebbe stata eliminata. Come è avvenuto invece il fatto è un'altra cosa. Lei quando ha sparato? Sì. A chi ha sparato?
a Mussolini. Me lo può raccontare questo fatto? Più o meno come è successo? Io e John eravamo d'accordo, insomma, che saremmo fermati a un certo posto. Anche ai due partigiani abbiamo detto che di stare calmi, eccetera, che loro non c'entravano, ci avrebbero solo sorvegliato. Siamo arrivati lì in fondo alla via lì di Maria, abbiamo deviato leggermente a destra, ho detto a John: questo qui è il posto, che va bene, insomma, che non c'è nessuno. Anche se i due partigiani ci avevano detto che veniva gente, ma non era così. E appena deviato ho detto: ma metteteci qua, state un po' nascosti, eccetera. Mentre dicevo questo, io ho cominciato a sparare a Mussolini. Ne ha sparato lei a Mussolini? Sì. E alla Petacci chi è stato? A Petacci Tatu John. Perché non l'ha fatto lei? No, ho detto non volevo sparare alla donna, non volevo. E era modo come un altro anche per obbligare John ad essere veramente partecipe all'azione. Che cosa ha detto a Mussolini e alla Petacci mentre vi stavate incamminando in quel posto? Nulla, ho detto andiamo giù, che dobbiamo andare da... Ho detto loro che dovevamo andare giù, c'era la macchina, dovevamo andare in un certo posto più sicuro, poi da lì ci saremmo mossi perché avremmo incontrato dei altri partigiani che ci sarebbero aiutato. Quando avete sparato a Mussolini e alla Petacci, che cosa ha fatto il capitano John subito dopo? E niente, ha fatto quello che ho fatto io, cioè abbiamo cercato di coprire i cadaveri, c'era il pastrano di Mussolini che è servito per coprire tutte e due. Ma come prova dei cadaveri, cosa avete fatto? Come prova dei cadaveri, erano Mussolini e le Petacci, che prova dovevamo fare? Lui ha fatto delle fotografie. Ah, ho capito. Ha fatto delle fotografie e ha fatto anche delle riprese. Su questo. Riprese con una telecamera? Con sì, una cinepresa? Sì, una cinepresa. Dopo aver fatto quello che dovete dopo fare? Dopo abbiamo mangiato, eccetera, e mattina siamo ripartiti. Con la stessa macchina? L'abbiamo cambiata. Perché l'avete cambiata? Perché era tutto sforacchiato. L'Alpino ci ha portato una casa lì vicino, una specie di cascina, dove c'era più di una macchina, c'erano due o tre macchine, e ce n'è dato una e quella sforacchiata è rimasta lì. E si ricorda che macchina ha usato per ritornare indietro? Sì, ricordo, sì, era un'altra Fiat. La macchina era una 1100 requisita a un medico, però quando hanno finito la missione, gli avevano sparato ad Argegno, era rovinata la macchina, gli mancava il vetro. Quando sono tornati, non con quella macchina lì, ma con un'altra, il famoso Alpino gli ha procurato, hanno nascosto la macchina accidentata. Accidentale, non lo sapevo questo. E certo, ad Argegno gli hanno rotto la macchina. Non lo sapevo. Aveva questo. Il vetro, non so se non mi ricordo. Lo dice il libro questo fatto qua? Sì, certo, ad Argegno. Non me lo ricordo questo. E l'Alpino ha fatto nascondere la macchina in questa cascina dove loro si sono rifugiati. Ma scusa, cioè loro sono arrivati con la stessa macchina lì a Mezzegro? La macchina con la 1100 che sono partiti da Milano sono arrivati. Quando hanno fatto quel conflitto a fuoco, la macchina non è successo nulla, no, era sempre quella. Sono arrivati là ad Argegno, a Mezzegro. Sì. Fatto quello che hanno fatto, l'Alpino gli aveva detto dove rifugiarsi. Sì. No? Si sono rifugiati in questa nascondersi cascina. Più che altro. Esatto. Sì. Hanno nascosto la macchina, poi l'Alpino è tornato il giorno dopo qualche ora con un'altra macchina. Loro ma perché? Perché quella macchina lì era rovinata. Ma da che cosa? Dagli spari di Argegno, gli hanno rotto il cruscotto. Ah, quando è morto, cioè quando è morto quel partigiano? Gli ha conflitto a fuoco. Ah, ho capito. Forse era segnata... Siamo tornati con un'altra macchina, una macchina che ci ha dato l'Alpino.
Quando foste in macchina, durante il ritorno, chi è che guidava? Gino. Gino, quello che aveva guidato quando andavate su. Sì. Ricorda cosa vi siete detti, lei e John, in macchina, durante il ritorno a riguardo del partigiano Lino colpito e abbandonato? Sì, abbiamo parlato ma velocemente, insomma. In effetti si sa che quando si è in guerra è facile che qualcuno che ti è vicino cada. E non sempre c'è la possibilità di muoverlo, sistemarlo, eccetera. Lo devi lasciare lì pensando e augurandosi che chi è assistito al fatto si muova e cerchi di sistemarlo. Guidava il partigiano Gino che ha guidato. Sì. Dopo questa missione il Gino è tornato a Monza, lui era originario di Monza, con la macchina. Ho capito. E poi non si è fatto più vedere, ha dovuto essere i miei partigiani a andarla a prendere. Ho capito. E durante il viaggio di ritorno è sempre lui che aveva guidato? Sì, sì, sì. Sempre lui, sempre Gino. Boh. Che sensazione avete avuto quando vi siete trovati il giorno dopo, avete parlato? Guarda, la domanda giusta, però in effetti noi eravamo abituati ad azioni di guerra, per cui a parte quello che è venuto da Regigno, il partigiano che abbiamo lasciato lì per terra, eccetera, eccetera, quella è una cosa che ne abbiamo parlato durante il viaggio di andata, ma in particolare nel viaggio di ritorno, quando avevamo già compiuto l'operazione. Ma non è che eravamo storditi, sorpresi, no, assolutamente no, perché, come ti ho detto prima, quando si è in guerra è così. E il capitano John non ha più sentito niente? No. No, dico in quei giorni lì, non dopo, in quei giorni lì, non l'ha più sentito, non l'ha più... No, l'ho visto lì a Milano al comando delle Brigate Garibaldi, le brigate inglesi, l'ho visto. Infatti quando sono andato lì che mi ha chiamato il comandante inglese, perché i partigiani avevano ucciso qualcuno che si era raccomandato al comandante inglese, eccetera, eccetera, ma non è che ci ha colpito profondamente, assolutamente no, anche dopo. No, come siamo arrivati a Milano, lì Piazza Loreto, eccetera, c'era già gente, c'erano già i corpi appesi, scusa l'espressione, però eravamo d'accordo che ognuno di noi sarebbe tenuto tutto quello che sapeva, e su questo non posso dire niente, insomma, assolutamente. E anche quando io sono andato i giorni dopo al comando della brigata inglese, non mi è stato chiesto, probabilmente sapeva già tutto, va bene, da John, ma a me non ha chiesto com'è andata, eccetera, eccetera, assolutamente no. Di questa missione che voi avete fatto, che avete compiuto, a parte lei, i partigiani che c'erano, il capitano John, chi altro era al corrente? Io ho taciuto. Ma che sapeva di questa missione il suo comandante, Lamperti, mi pare. Non era il comandante, era un ufficiale di collegamento. Non sapeva nulla di questa, questo fatto? Niente. Non sapeva nulla nessuno? Assolutamente. Sì, infatti, vedi, lì sono gli agenti segreti inglesi, e quando devono fare una missione, non è che lo dicono a tanti, dicono solo a quelli che devono
mettersi in movimento e devono operare. Quando il suo pensiero va su quella cosa lì? Per un po' di tempo, però questione di settimana, ero un tantino preoccupato, perché mi rendevo conto che avevo fatto qualcosa giusto per quanto riguarda la storia d'Italia, ma però per quanto riguarda il regolamento Brigate Garibaldi, eccetera, avevo fatto una cosa ingiusta. Per cui ero preoccupato se sapesse venissero a prendermi, eccetera, eccetera. Invece tutto questo non è avvenuto. Ma ti dirò che preoccupazioni all'inizio le ho pensato, ma a distanza di pochi giorni, poi dopo no. Paura anche. Era pur sempre un'azione di guerra. Che dire di questo dettagliatissimo racconto? Le perplessità sono molte, ma veniamo al dettaglio di cui vi ho promesso di rivelare l'importanza. Se ci avete fatto caso, Bruno Lonati, dopo aver detto che John scatta le foto, dice pure che trae dallo zaino una macchina da presa e fa delle riprese. Ecco, questo è un elemento che stride totalmente con tutto quello che ha raccontato. Ecco, proprio la presenza della macchina da presa. Per due motivi. Uno, la macchina da presa viene utilizzata per registrare un'azione. Pensiamo a Dongo. La macchina da presa riprende la fucilazione. Anche se lì c'è da fare un discorso che di macchine ce n'erano due, ma lo vedremo un'altra volta. Riprende la fucilazione mentre i corpi vengono uccisi e cadono. Invece, nel caso di Mussolini, questa macchina da presa si limiterebbe ad avere lo stesso effetto di una semplice macchina fotografica, fa le foto ai morti. Allora che dobbiamo supporre? Che ci sia almeno un'altra persona fidata, che è un operatore che questa macchina da presa la usa. E molto probabilmente non sono i due partigiani che li accompagnano, ma qualcun altro. Ecco, viene anche da domandarsi, ma questo non abbiamo risposta, questo materiale fotografico e cinematografico, dove è finito? Non se ne sa ancora nulla. E poi è da domandarsi, ma possibile che in quel contesto, tra le 10 di mattina e mezzogiorno, in tutta Giulino di Mezzegra, in tutta quella zona, ci stanno solo i partigiani di guardia a Mussolini e nessun altro. Quando sappiamo bene che di squadre che andavano alla ricerca di Mussolini, chi per ucciderlo, chi per farlo portarlo a Dongo e fucilarlo lì, chi per portarlo a Milano e fucilarlo a Milano, chi ancora per farlo prigioniero e processarlo. C'erano 50 persone che andavano alla ricerca di Mussolini. E i primi ad arrivare sono proprio John e Bruno. Ecco, io ho una mia idea. Nell'arco di tutti questi contributi io non farò menzione di quanto penso. Dopo aver raccontato tutta la vicenda attraverso i documenti che sono riuscito a reperire, ecco, in fondo dirò la mia. Non voglio disturbare. Buona visione per le prossime puntate. E iscrivetevi.